È stato presentato a Ponte Amoriano il nucleo di 6 agenti della Polizia Municipale che da gennaio sarà impiegato per pattugliare i quartieri e le zone periferiche del comune di Lucca. Si tratta del progetto di Polizia Municipale di prossimità, realizzato con un finanziamento regionale di 225.000 euro, che ha permesso l'assunzione per 3 anni di 80 vigili di quartiere in tutta la Toscana. Gli agenti, divisi in 3 pattuglie, controlleranno a turno i quartieri di Sant'Anna, San Concordio, Pontetetto, San Vito e Arancio, ma saranno presenti anche nell'Oltreserchio, in Brancoleria, nel Morianese, a Santa Maria del Giudice e San Lorenzo a Vaccoli. Nelle prossime settimane il Comune organizzerà un ciclo di incontri pubblici su tutto il territorio che serviranno a presentare e far conoscere ai cittadini il progetto, a spiegare le funzioni delle pattuglie e come verranno organizzati i turni nelle varie frazioni. Le condizioni su Lucca, dai dati che abbiamo, sono nell'insieme migliorate. Quindi nel tempo c'è stato un miglioramento delle condizioni di sicurezza generale. Abbiamo comunque fatto un passo in più. Grazie all'aiuto della Regione, perché abbiamo partecipato a un progetto, abbiamo quindi avuto dei fondi significativi importanti che ci consentono l'assunzione di 6 unità di vigili urbani da destinare alla prossimità, da destinare proprio al controllo dei paesi. Un po' il comune che esce dal municipio e va nelle strade, si mette a disposizione e fa anche un'azione di controllo che ovviamente poi ha bisogno delle forze dell'ordine per essere veramente efficace. La facciamo in tutta la Toscana su 15 sperimentazioni. Lucca è per noi importante anche perché ci ha dato una mano a elaborare questo progetto.